Ciao, dopo il serial lover c'è un'altra figura, il serial dater, il traditore online. Nei tempi del web, diciamo che si è diffusa questa figura del serial dater, quello che tradisce online in modo seriale, il traditore seriale online è l'uomo di solito che ha una compagna. E anziché mettere in atto dei tradimenti, diciamo, oppure può anche non avere una compagna, ma il tradimento avviene tra le varie, diciamo, partner online. Il serial lover è quello che, diciamo, colleziona amori, però che si concretizzano da un punto di vista fisico. Il serial dater è quello che colleziona amori che non si concretizzano da un punto di vista fisico, ma restano appesi online. Quindi è probabile che abbia una compagna e che poi, per evitare diciamo, delle problematiche, ma soprattutto perché conquistare online può dare un appagamento da un punto di vista egoico, cioè narcisistico, egocentrico, il piacere della conquista, che è lo stesso che si prova da un punto di vista nella conquista fisica, però ha meno complicazioni perché non c'è contatto fisico. Lo gestisci soltanto online, non devi vedere la persona. Intanto il serial lover, quello che non lo fa per il sesso in sé, lo fa per il piacere della conquista. E quindi il serial dater è un modo per avere sto piacere della conquista senza bisogno di sporcarsi le mani, tra virgolette, cioè resta tutto virtuale, tutto online, però tu hai la consapevolezza che è l'altra persona coinvolta. E questo gratifica la tua parte emotiva, ma non c'è nient'altro, insomma. È una nuova figura che si sta diffondendo sempre di più nel mondo web, diciamo così. Per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!